Abbiamo con noi Anna Maria Caselli questa sera, critico cinematografico, giornalista per il Fatto Quotidiano, selezionatrice anche alla settimana della critica del Festival Cinema di Venezia. Lei, come si diceva prima, che ha selezionato il film di Alessandro Rappo, l'abbiamo visto quest'anno all'inizio di l'arte della felicità, all'inizio appunto della nostra stagione. Io volevo iniziare più che altro rivolgendo ad Anna Maria qualche suggestione. Lei un suo articolo che ha definito giustamente questo film una sorta di fiaba orale, un po' cercando di inquadrare il contesto non solo ambientale, non è soltanto il contesto non urbano, rurale appunto, in cui si svolge la vicenda dei nostri protagonisti e che appunto la regista diceva fa che ha voluto inquadrare. Ma mi sembra proprio che questa dimensione rurale, ma soprattutto questa dimensione di fiaba, probabilmente anche il personaggio interpretato da Bellucci in un modo o nell'altro ci riporta a questa dimensione, ma quella dimensione di fiaba, una sorta di realismo visionario, ci aiuta un po' ad inquadrare quello che è proprio il livello, diciamo così, il livello narrativo di questo film. Anzitutto buonasera a tutti, alle signore e signori, è un privilegio per me essere qui su questo palco, un cinema così antico, così storico, e soprattutto ho scoperto di essere una delle poche donne, e quindi anche per quello mi sento davvero onorata di parlare di questo film che io personalmente ho amato moltissimo. Quando mi è stato proposto, mi è stato detto di meraviglia, ho detto ci sto, punto. Sì, una fiaba rurale, ma partirei ancora prima di un episodio che a cui ho assistito, che riguarda il film quando ancora non era un film. Mi riferisco al periodo, eravamo nel novembre, fine novembre del 2013, Alice Rohrbacher ancora stava mettendo a punto il film, ma era stata invitata al Festival di Torino, che all'epoca era diretto da Paolo Zitti, tutti voi sapete chi è, stata la sua unica direzione del Festival di Torino, e quell'anno lui aveva in mente di invitare alcuni registi italiani a far vedere che cosa stavano facendo. Si è così, ha incontrato alcune immagini che Alice Rohrbacher gli aveva mandato, e lui rimase quasi stupefatto, un po' anche così impressionato, dice, ma chi è questa UFO che fa un film del genere? Definendola proprio un UFO, cioè una creatura extraterrestre. E io ho assistito, mi ricordo, all'incontro tra Paolo Merzì e Alice Rohrbacher, che è una, io ho conosciuto personalmente, l'ho intervistata, è una giovane cineasta di talento come incredibile e che non ama particolarmente parlare, proprio perché appartiene un po' a quella sfera di registi, autori che preferiscono sia nei loro film a parlare per loro, no? E mi ricordo che quel dibattito tra loro fu davvero surreale, un po' perché non c'era tanto materiale visivo, però c'era a sufficienza qualche cosa che permetteva di identificare che tipo di lavoro stava facendo. E effettivamente sembrava si trattasse sì di una fiaba rurale, perché ambientata nella campagna più vera, più profonda. Fiaba perché sono personaggi che sembrano veramente arrivati dalla luna, però anche fantascientifica, perché noi non sappiamo da dove arrivano, non sappiamo che tempo vivono, non sappiamo dove vanno a finire, perché questo finale immagino vi abbia tutti abbastanza sorpreso. E quindi io devo dire che quando poi ho visto il film, che sapete ha vinto il Grand Prix della giuria a Cannes, in mezzo dei grandissimi maestri, insomma, voglio dire, al suo secondo film, arrivare a raggiungere questo obiettivo non è poco, ho consolidato la mia personale opinione nei confronti di Alice Rohrbacher, che poi avevo già visto Corpo Celeste, non so se voi avete visto il primo film di Alice Rohrbacher, che era comunque un buon film, come uno dei talenti migliori, sicuramente più promettenti che abbiamo in Italia. Grazie. Io passerei subito, se ci sono già delle questioni o delle richieste o semplici interventi, o da porre alla nostra ospite o comunque interventi a proposito del film che abbiamo visto. Intanto vorrei sapere se è piaciuto il film? No? A chi è piaciuto?
me che mi chiama Gelsomina. Lo sai che il nome Gelsomina, la tua ragazzina, è stato scelto dalla figlia di Alice Lombardo. Che poi li chiamano Gelson, qualche volta pure a me mi chiamano Gelson. Io vorrei sapere da chi non è piaciuto il film, perché, se possibile. Se qualcuno di quelli a cui non è piaciuto il film può intervenire. Secondo me è troppo lento, cioè per avere un corto, un'oretta, due ore così sicuramente. Io ho trovato un po' pesantino. Pesantino nel senso di lento. Non perché siamo abituati solo a vedere anche cose un po' più anche impegnative, però così. Un'oretta, poco ritmo. E invece una voce da chi è piaciuto molto. Chi si vuole proporre? A nessuno è piaciuto molto, la signora qua. No, io volevo dire. Un attimo, quello deve ritornare. Sì. Allora, lascio da parte le scene che sono molto belle, i protagonisti che sono particolari, l'atteggiamento della bambina, di Gelsomina, che mi è piaciuto molto, un adolescente che sta crescendo e sta alla ricerca dell'amore, dell'affetto, di qualcosa. Quello che mi lascia in dubbio è, lei l'ha chiamata fiaba rurale, il mondo che rappresenta è tutto fuorché una fiaba, nel senso che c'è un lavoro enorme, c'è questo padre che in un certo senso sembra quasi un padre padrone, i bambini che devono lavorare eccetera, la loro vita è intesa a soddisfare il padre, ma per loro, per la loro crescita, cos'è questa fiaba? Allora, quello che non capisco, e non ho capito sinceramente, è una denuncia di un certo tipo di lavoro rurale, di un mondo così, che è destinata a finire perché stiamo andando avanti, oppure vuol far rimpiangere un mondo in cui appunto c'è la battuta, voi state avvelenando il terreno, no? Quando le api vengono. Quindi quello che non ho capito io è questo, cioè ti fa vedere una realtà rurale, quasi magica. A me piace il lavoro delle api, so come funziona la smilatrice, l'ho visto in altri contesti. Qui è invece un lavoro a cui sono sottoposte queste bambine. Poi c'è la critica, questa è la critica di quando la televisione va in un paese, vuol far rivivere certe antiche tradizioni, ma soprattutto per sfruttarle a livello economico. Quindi non so, sono rimasta perplessa. Io credo che sia importante, ringrazio molto di questo intervento, perché non dovrei essere qui io, in realtà dovrebbe esserci la regista a parlare dei suoi film, e poiché non è potuta venire, io userò le sue parole e dalle interviste, no, che ho fatto, che sono uscite, in modo tale da poter in qualche modo replicare, no, e anche per un pochino la dimensione, questa doppia dimensione della fiaba, cioè la fiaba nasce dal fatto che comunque l'identificazione con le fiabe, perché i personaggi sono veramente un po' sospesi, no? Sono dei personaggi che per quanto calati in una realtà arrivano dal nulla e tornano al nulla, anche i tipi di relazioni che ci sono tra loro. Pensiamo al linguaggio, cioè questa gente parla con lingue diverse senza un motivo logico, no? I genitori che si mettono a parlare il francese e il tedesco. Cioè, questo perché Alice, e queste sono sue parole, ha voluto non dare troppa importanza anche al linguaggio, alle parole, lei stessa l'ha detto, ma alla profondità del discorso. Cioè, è un film più da vivere quasi, da sentire, no? Che non da capire. E infatti uso
una frase che mi è piaciuta molto e che secondo me può dare anche un pochino la dimensione della comprensione e non comprensione del cinema. Spesso non è necessario capire tutto quello che vogliamo per poterlo amare, no? Dice Gelsomina stessa: alcune canzoni le cantavamo senza capirci niente, a volte le cose che non capisci te le ricordi pure meglio. Questo un po' appartiene, no, a questo universo così magico che dice Rohrbacher, che spiega e non spiega, anzi preferisce non spiegare. Però rispetto alla realtà, allora c'è un elemento molto calato nella realtà autobiografica della regista, della sua famiglia, la famiglia Rohrbacher. Sappiamo che la sorella Alba, altro talento, insomma, del cinema italiano contemporaneo, loro sono nati in campagna, hanno proprio avuto un'educazione di questo tipo, cioè non vedevano la televisione, sono nati in una famiglia di agricoltori, cioè tutto ciò che racconta è assolutamente realistico. E la cosa che a me mi ha colpito quando raccontava la campagna, ci diceva sempre, noi un po' giornalisti, ma voi immaginate la campagna, un luogo bello, un colico, cioè dove le famiglie... In realtà no, la campagna è un luogo violento, è un luogo pesante, è faticosa. La campagna esige dei sacrifici, e infatti il padre è l'uomo del sacrificio per eccellenza, no? E l'incontro, scontro tra invece il mondo magico della televisione, no? Questa fata, queste situazioni che affascinano tantissimo le ragazzine, i bambini, perché trovano assolutamente il rimprovero del padre, della generazione che lavora, perché lì nasce la differenza, quella non è la realtà, attenzione, la realtà è quella che vediamo noi. Allora, vi cito ancora Alice che dice: questo film è connesso alla vita senza linee di separazione, come purtroppo spesso accade nelle città. Cioè, secondo Alice Rohrbacher, nella campagna si vive la vita vera, che nelle città non è possibile vivere. Questa è un'affermazione a cui noi possiamo anche non sottoscrivere, però questo è il suo pensiero. È sicuramente un film estremamente personale, anche se non è la mia autobiografia, nasce dalla mia esperienza. E lei dice, continua, essenzialmente è un racconto sul perdono, sulla tenerezza e sulla sconfitta. Perché le persone possono scegliere, no? Ci sono buoni e cattivi, ma ci sono essenzialmente due possibilità: proteggersi o esporsi, e chi si espone spesso fallisce. Il fallimento, la sconfitta della famiglia di Gelsomina, che non vince il contest, però in qualche modo si era esposta. Anche il padre, così duro, così arido apparentemente, comunque accetta, no, di sottoesporsi a questa pagliacciata, come la vede lui. Lei dice anche questa cosa: il nostro paese è molto incasinato, questo è un conflitto politico, e poi magari Vincenzo mi potrà aiutare meglio nella definizione di politico rispetto alle meraviglie. E ciò che proporrei attraverso questo film è di riappropriarci di una certa pace che risolva i contrasti. Quindi ci sono molti contrasti, ma c'è anche il desiderio di una risoluzione di questi contrasti. Quando è stata chiesta anche in che tempo siamo, perché non si capisce proprio, cioè sì, c'è la televisione, ma una televisione che ci sembra degli anni 80, no? Un pochino, la campagna sembra non avere età, a parte le macchine o alcune. Sì, siamo certo in un'epoca non lontana dalla nostra, ma... E Alice ha semplicemente risposto così: siamo qualunque post 68. Perché quello è stato l'anno in cui si è rotto qualche cosa, no? E si costruisce partendo da lì. Poi un altro degli elementi che non è interessante dal punto di vista non solo di questo film, ma che aggancia anche il Corpo Celeste. Per chi l'ha visto sa che il Corpo Celeste, la protagonista, è una tredicenne di nome Marta, che doveva fare la cresima in una città, sembra Reggio Calabria, le vicissitudini
insomma, legate alla sua avventura. E qui Gelsomina è una preadolescente, quindi c'è una comunanza di punto di vista del protagonista, di una creatura in fase di mutazione. Ed è interessante, lei, Alice, mi ricordo che diceva: sì, voi potete trovare tutte le metafore che volete rispetto ai miei film, soprattutto rispetto alle meraviglie, no? Forse una di queste è proprio che anche il nostro paese, l'Italia, è in fase adolescenziale. Questa è una visione di Alice. È un paese ancora giovanissimo rispetto magari ad altri paesi, no? Che hanno delle forme politiche più consolidate. Questo è un paese. Comunque, per me è interessante vedere come usa il corpo, perché entrambi i film sono due film profondamente centrati sul corpo, sui corpi, su come si relazionano. Qui ritorno a quel discorso del linguaggio, cioè che le parole contano molto meno di un certo tipo di linguaggio corporale dei personaggi, anche oserei dire simbolico. Non so, ecco, qui ci sono una serie di... è un film che alza lo sguardo, forse anche in questo possiamo trovare l'elemento fiabesco. Comunque sia, il finale, per quanto la famiglia sia sconfitta, è una famiglia riconciliata, è una famiglia che ha raggiunto uno scopo. Vuoi che sia anche il ritrovamento del ragazzino, vuoi che sia la presa di coscienza responsabile di Gelsomina, capofamiglia, che rimette insieme i pezzi. Quindi in questo senso anche una fiaba, no? A lieto fine. Poi noi non sappiamo dove vanno a finire, ma alla fine forse non ci interessa neanche sapere, no? Certo. Sì, c'è l'ultimo intervento che magari mi senta. Questa atmosfera di sospensione che lei difende suscita in me molte perplessità, invece, perché mi sembra un'operazione proprio da un regista che vuole in qualche modo affermarsi ad ogni costo. Evidentemente c'è la consapevolezza che il tema del film è un tema già trattato tante volte. Penso per esempio da Padre Padrone in poi, noi abbiamo visto sullo schermo l'assurdità di certi sistemi familiari, l'impossibilità di crescere serenamente per i ragazzi e così via. Il cinema su questo si è pronunciato varie volte, sia in Italia che fuori. Ora, insistere molto su questo Padre Padrone e sul modo con cui lui educa i figli sarebbe stato quasi scontato, proprio perché dal 68 in poi questa situazione è stata denunciata, è stata presentata e così via. Allora, bisognava trovare una strada nuova per riaffrontare questo tema, e la strada nuova è appunto questo ricorrere a una serie di simboli molto incisivi, il fatto di dormire fuori, la confusione che si dorme fuori ma si sta tutti insieme, tutto quello che riguarda la festa di paese che chiamano sacre, oggi tanto diffuso, spesse prive di spessore, eccetera. Quindi si ricorre ad un simbolismo che in qualche modo colpisce, attira l'attenzione, e nello stesso tempo si guarda a questi adolescenti che non hanno assolutamente una via di uscita, se non la famiglia, se non ricomporre questa famiglia, anche se è stata in crisi, anche se la madre varie volte ha tentato di rompere questa forma di schiavitù e di uscire, ma non c'è riuscita, perché poi alla fine anche lei rimane lì. E come dire, è un discorso che non porta una soluzione, nel senso che la soluzione qual è? È il ripiegamento interiore, è lo stare insieme e in qualche modo amarsi ad ogni costo, anche se questo amore non è costruttivo perché non rispetta la libertà dei piccoli, la libertà dei deboli. Potrei aggiungere io qualcosa,
anche un po' per ricollegarmi a quello che veniva già detto, ma anche alla politicità di questo film. Credo che sia, e giustamente la regista l'abbia presentato in questi termini, politico per due versi. Uno è quello evidente, siamo in qualsiasi post-68, sono tanti i film che ci hanno narrato il post-68, ma qui c'è, a mio avviso, ci sono a mio avviso degli elementi in più. Non soltanto abbiamo un padre ex sessantottino che in un modo o nell'altro cerca di disegnare, diciamo così, il prototipo della post-ideologia, con tutto quello che c'è dietro il post-ideologico, rancore, disillusione, scontro con un mondo che sembra essere, aver accelerato così tanto da creare contrasto, ovviamente, il pericolo stesso che quel mondo che probabilmente fuori, andando così avanti, possa in un modo o nell'altro distruggere quella sorta di alcova familiare ben costruita. In realtà ci sono molti elementi, perché non è soltanto, diciamo così, uno sguardo nostalgico su quello che è stato, su quelle che sono state alcune ideologie e dunque tutto il carico di disillusione che si portano dietro. Non c'è soltanto il voler a tutti i costi conservare in un mondo che è cambiato l'utopia di una comunità in cui non ci sono gerarchie, in cui ciascuno è capofamiglia o il più piccolo è il capofamiglia. La questione del linguaggio qui è molto importante, perché il fatto che la regista allusivamente rimanda ad una famiglia in cui ci siano tanti linguaggi, in realtà ci riporta a quello che probabilmente c'era di buono e che forse non è ancora entrato nel post per quanto riguarda il 68 e gli anni della contestazione. Lì abbiamo assistito alla pluralizzazione dei linguaggi, come diceva Michel Foucault, alla presa della parola. Lì probabilmente sì, qualcosa è scattato in positivo, tante cose non si sono costruite, però per la prima volta donne che prima non ce l'avevano preso la parola, adolescenti, probabilmente studenti per la prima volta gli hanno preso la parola, insomma tutte quelle categorie che parola non ne avevano sostanzialmente per la prima volta sono entrate nel mondo del linguaggio. Qui non ce l'hanno. La questione è che è chiaro che quello non può essere un dispositivo automatico. Se per caso, o meglio, come spesso capita nella storia, ci sono dei momenti in cui si aprono dei barlumi di possibilità nella storia, è chiaro che la storia molto spesso ha una controstoria. Io credo che sia un film intelligente perché vuole scompaginare quella che è una lettura monodirezionale, quella che è una lettura quasi esclusivamente ed esclusivamente progressiva della storia. Anche la questione, lo citavo prima introducendo il film, la questione un po' della riflessione sull'adolescenza. Sembra quasi che la regista voglia giocare a smontare quello che è un luogo comune, per cui l'adolescente chi è? È quello che sta in mezzo tra la famiglia e la società, che esce da una famiglia in cui ci sono dei meccanismi ossificati, delle strutture anche gerarchiche di potere ben strutturate, e va nel mondo della complessità che è il sociale. Questo è un film politico perché parla quasi di una politicità totale, cioè non è vero che la complessità sta soltanto fuori nella società, la complessità sta anche dentro la famiglia, eh? E dunque una visione politica, cioè nel senso di appartenere ad una comunità che è sempre più grande di me, e in questo senso politica, sta prima, addirittura prima ancora della famiglia. La complessità a cui incontro Gelsomina non è quella della società, per cui secondo, diciamo così, un iter normale, un adolescente lascia la culla sicura della famiglia ed entra nel grande mondo. La regista, secondo me, vuole veramente scompaginare quelli che sono probabilmente dei facili teoremi. Ed è probabilmente un film che ci ricorda molto, ad esempio, teoremi. C'è tanta filmografia, a mio avviso, che in Italia è figlia di teorema di Pasolini, dove dietro c'è sostanzialmente questo, ogni affermazione di un teorema sociale è inevitabilmente scontro con lo smontaggio di quel teorema. Ogni affermazione è negazione da un punto di vista. Non so
dice Belli, è vero secondo me, ma alla luce della conclusione del film diventa un pochino fragile, perché ognuno di noi si aspettava una conclusione più aderente alla realtà. Quella conclusione, con le api che camminano sul volto della ragazza, perché anche lei vuole entrare in quel gioco, anche lei vuole entrare in quello spaccato sociale così limitato e quindi inventa il gioco, non ci dice altro l'assenza di questa ragazza, la quale dalla vita non può prendere nulla se non le api a cui è costretto da questo padre padrone. Nulla le ha dato questo padre. Ed è lei che si deve inventare qualcosa per sentirsi viva e per inserirsi nel contesto che è intorno. Quindi a questo punto a me questo film sembra molto furbo nel dire ripercorriamo certi discorsi, però poi troviamo una sorta di sospensione di cui si è parlato per riuscirne in qualche modo un pochino rinnovati. Ma il problema di fondo rimane ed è trattato nello stesso modo. Se un adolescente non è aiutato ad uscire da se stesso, rimane insieme alle altre. Mi scusi, mi permetto di dire solo una cosa. Io, pur prendendo in considerazione con tutte le sue suggestioni, mi sentirei di dire che comunque Gelsomina, questo suo processo di cambiamento, no, di emancipazione, chiamiamolo così, passando dalla figura del padrone che lei vuole conquistare dimostrando di essere in grado di fare le cose, ma in realtà c'è il passaggio al di là, cioè c'è la come dire, Gelsomina se lo conquista il padre, ma una volta per tutte. Cioè non è che alla fine del film noi pensiamo, vabbè, tanto non ne uscirà più, continuerà a emanciparsi solo in mezzo alle api. Cioè mi sembra di vedere una ragazzina che si è strutturata, ognuno si struttura dove si trova, ma per andare ben oltre quello che sta facendo lì, cioè si prepara alla vita, perché di padre e padroni ne incontrerà magari sempre nella vita, chissà quanti ce ne sono. No, di ostacoli, quello è solo uno, è il più difficile perché è il padre. Ma io mi sento di dire che appunto, anzi, la cosa secondo me anche interessante della politicità, diciamo, del film è che questo è un film molto femminile, con una troupe femminile, cioè dietro fotografia donna, scenografia donna, cioè veramente tutto, ma non femminista nel senso più tradizionale, te, cioè siamo oltre, non so se siete d'accordo. Un attimo arriva il microfono, possiamo ascoltare la tua voce. Prego. Scusi, verso la fine mi sembra che il padre è molto cambiato nei rapporti con la famiglia e anche soprattutto con la concezionina. È maturato forse proprio dalle reazioni di questa ragazza che pur rimanendo insieme alla famiglia affezionata al lavoro che fa, però ha trovato anche una maniera di uscire fuori, di avvicinarsi al ragazzo, cosa che non aveva fatto nessun altro. Questa è la mia impressione. Anticipatamente chiedo scusa di avere una mia opinione troppo personale. E allora la sintetizzo in questo modo, visto che siamo verso la fine. Un plauso ai commentatori e alle commentatrici che ci hanno creato un film che probabilmente l'autrice non aveva pensato e non gli era passato neanche per la testa. Proprio assolutamente.
solamente perché l'immaginazione sta nel suo condizionarsi a quella vita che sempre voglia abbandonare ma ritorna dal padre e dalla madre facendo le stesse cose. Quindi non mi pare proprio, scusatemi, ma questo è il mio punto di vista. Sì, c'è una mano alzata, cioè, se posso, su quest'ultima battuta, io non credo che sia un film che debba essere letto secondo i canoni del romanzo di formazione, non credo che qui c'è una storia di formazione di un adolescente, ovviamente questo è un topos letterario, prima ancora che cinematografico, quello della formazione. Qui, come diceva la stessa regista, c'è una ricerca di pace. Chi non ha vissuto la propria adolescenza o non ha ripensato, non continua a pensare alla propria adolescenza come quel luogo in cui probabilmente la pace era la cosa più lontana. Il che significa molto spesso riappropriarsi della propria adolescenza, che è probabilmente il lavoro che non ci abbandonerà da qui sino alla fine dei nostri giorni, è ancora riconducibile non tanto alla formazione, ma alla ricerca di pace. E ricerca di pace qui probabilmente non è tanto fare una sintesi, non arriveremo probabilmente mai a trovare una sintesi perfetta in cui tutto quadra durante gli anni o i giorni della nostra adolescenza. Però una possibilità di mettere insieme pezzi di mondo, quello sì, mettere insieme prospettive che durante quegli anni abbiamo sperimentato, mettere insieme mondi anche diversi, famiglie e società, e interno ed esterno. Sembra quasi che qui Gelsomina in realtà si voglia e sia assetata di questo. Un'immagine bellissima, direi che si disseta di luce, è probabilmente questo. Non è un trovare la sintesi di qualcosa, ma cercare di dissetarsi ad una fonte che riesca a far stare insieme i tasselli dell'esistenza. E probabilmente è questo quello che cerchiamo. Posso? Allora, innanzitutto io non credo assolutamente che il padre non abbia dato nulla a Gelsomina. Il padre ama profondamente Gelsomina e visto che prima si citava Freud, sappiamo tutti che Freud, per quanto riguarda l'infanzia, parla di quello che viene comunemente definito come complesso edipico, cioè l'affetto di un figlio nei confronti del genitore, un affetto molto profondo che poi sappiamo che assume anche connotazioni all'interno di quella della sfera sessuale nel senso più ampio del termine. Nel caso del padre di Gelsomina, lui ha paura, capisce che la figlia sta crescendo, ha paura di perderla, come credo ogni genitore abbia paura. La adora forse anche per il rapporto che aveva nella prima infanzia, e Adrian lo ricorda, no? E addirittura prova a ricondurla a sé comprandole il cammello, ma come dicevi stesso ci sono cose che non si possono comprare. E nel finale Gelsomina si emancipa, si evolve caratterialmente, incontra l'altro, lo incontra senza che ci sia bisogno di un mediatore come invece stava provando a fare Cocò. In questa caverna che ecco, riflettevo con mia mamma che è qui al mio fianco, può ricordare anche quella che è la caverna platonica, visto che oggi si parla tanto di filosofia, no? Ed è bello perché poi lei ritorna, e io non so se in questa sala si abbia un certo timore nei confronti di quello che è il lavoro rurale, che anche se è duro in realtà è molto bello, perché è vero, quando si lavora nella campagna si è tutt'uno con la natura, è il labor, la fatica che uno fa è quella che ci rianima in realtà. E io non la vedo come una costrizione, come qualcosa da cui occorre obbligatoriamente uscirne fuori per essere qualcuno. Si può essere qualcuno anche in quell'ambiente. E quando Gelsomina ritorna molto più, potremmo dire, serena, ritorna sviluppata caratterialmente, e anche il padre lo percepisce, capisce che ormai sua figlia è cresciuta e che... ecco, anche forse il richiamo che fa alzare il cammello significa qualcosa, no? E il finale è altrettanto bello perché probabilmente Gelsomina che in un futuro ritorna in quello che è il luogo della sua infanzia.
sia il luogo della sua felicità, probabilmente. Grazie. Grazie a lei. Se ci sono altri interventi, suggestioni, contributi, allora vi auguriamo un buon pomeriggio, vi diciamo grazie per la presenza, grazie per la presenza.